Ciao, condivido un momento di studio in cui andiamo a vedere sul mio metodo ebook sulle pentatoniche minori una tonalità. Prendiamo ad esempio la tonalità di Si minore. Allora, quello che ci troviamo davanti è questo PDF, pentatonica di Si minore, a scala pentatonica di Si minore è formata dalle note Si, Re, Mi, Fa diesis e La. Nel disegnino andiamo a vedere come possiamo diteggiarla e dove sono i gradi della scala, quindi la fondamentale, il Si al tasto 2, terza minore, il Re con il mignolo al tasto 5, il Mi al tasto 2 della corda di Re, Fa diesis, quinto grado, settima minore, il La, tasto 2 della corda di Sol, e l'ottava, oppure di nuovo la fondamentale, il Si acuto al tasto 4 della corda di Sol. Familiarizza con la posizione 1-4-1-3-1-3, che è questa. Infatti nell'esercizio, questo è il 73, andiamo a fare su e giù la posizione praticamente. Quindi noi abbiamo... Qua possiamo far partire l'audio e andarlo a suonare insieme, magari lo facciamo su alcuni, non su tutti, se no il video durerebbe troppo. Qui metto uno studio in posizione con variazione ritmica, quindi abbiamo sempre la posizione 1-4-1-3-1-3, però andiamo a variare ritmicamente, quindi andiamo a fare anche uno studio ritmico, sulla lettura ritmica. Infatti questa prima figurazione non è proprio facilissima. Sotto c'è sempre il link al video in cui vado a spiegarti nota per nota tutto. Proviamo a vederlo un attimo con la base. Qua è semplicemente cliccabile dal PDF, tu clicchi e lui te lo va a aprire sul browser e lo fai partire. Eccolo qua, mettiamo in play. Perfetto, lui va avanti, lo fa due volte, così puoi esercitarlo un po' di volte. Andiamo oltre, qua partono i box, quindi abbiamo tutti i vari box, quindi il primo è simile alla posizione base, però abbiamo una corda in più che andiamo a sfruttare. Ricordo, il box è l'usare la mano ferma su tutte le corde, non partendo necessariamente dalla fondamentale. Infatti qui partiamo dal Fa diesis, che è il suo quinto grado. Quindi qua andiamo a fare Fa diesis, La, Si, Re, Mi, Fa diesis, La, Si, e torniamo indietro. Anche di questo c'è sia il video che l'audio. Facciamo partire l'audio e suoniamocelo insieme. Benissimo. Dopo mi propone una variazione ritmica da applicare poi su tutti i box, quindi questa è una cosa che si può fare poi a fine, quando hai fatto tutti i 5 o 6 box che ci sono in una posizione, allora puoi andarlo a mettere in pratica su tutti di fila. Infatti l'audio me li metterà su tutti. Inizialmente però facciamolo chiaramente su questa posizione appena studiata. Quindi qua attenzione che abbiamo i 2/16 più un ottavo. Due sedicesimi vanno a ribattere la prima nota, poi cambiamo corda, andiamo a ribattere sempre la prima nota per ogni nuova corda che andiamo a prendere. Quindi va a fare 3 e 4.
poi me lo metterà su tutti i box. Proviamo a farlo di fila, vediamo se lo becco. Io questo lo trovo molto, molto utile come esercizio, perché una volta che hai studiato un box devi visualizzare già quello dopo e passi al volo senza fermarti da uno all'altro. Poi andiamo avanti con i box, ora non mi sto a soffermare su tutti, altrimenti veramente diventa molto lungo, però tipo il secondo box parte dal settimo grado, vedi anche nel disegnino c'è sempre scritto, parte dalla settima minore, fondamentale. Sarebbe il La, poi il Si, poi abbiamo la terza minore, il Re, il Mi. Qua attenzione sempre anche alle geometrie, ne parlo più volte nel metodo, perché comunque nelle pentatoniche andiamo a prendere sempre due note per corda e la diteggiatura praticamente sempre o 1-3 o 1-4. Però lo vedrai poi bene se dai un'occhiata al metodo intero. Andiamo avanti con i box, il 3 parte dalla fondamentale, dal Si. Ci facciamo l'esercizio, ci guardiamo il video. Il 4 parte dal Re, quindi andiamo a partire dalla terza minore. E torniamo indietro. Il 5 parte dal Mi. Scusa. Una volta che hai fatto tutti questi 5 box, ci sono due groove che vanno prima studiati separatamente, ma poi nell'audio andranno suonati insieme. Infatti la base, con tutti gli strumenti sotto, con basso o senza basso, va a farmi tutto l'esercizio. Ad esempio, nel primo, attenzione alla lettura ritmica, segnalo, perché dobbiamo partire sul 2, quindi noi abbiamo 1... 1 1 Mentre nel secondo lo propone in una diteggiatura con la corda a vuoto. Qui abbiamo quindi 3, aspetta, mettiamo un primo piano, l'altro, 3 e 4. Benissimo, qua torniamo a imbattere, però non è comunque scontata, soprattutto poi se li mettiamo di fila. Proviamo a suonarceli anche questi di fila, metto qua così se vuoi puoi vederlo bene. No bass e mi pare. Benissimo, ok, allora cambiamo l'inquadratura,
Dai un'occhiata al mio lavoro, quindi il metodo, studi pratici per bassisti, la scala pentatonica e questo qua. Se sul mio sito troverai tutte le informazioni al riguardo e mi raccomando, dagli un'occhiata, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!